Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale, sono Kevin ed eccoci qui nel nuovo episodio di Minecraft Survival, nell'undicesimo episodio. Comunque, per come avete, se non avete visto gli scorsi episodi, vi invito a vederli e poi tornate subito qui. Vi avevo fatto vedere appunto tantissimi diamanti, infatti nell'inventario avevo questo libro posato nel magazzino che abbiamo trovato nell'esplorazione e questo piccone che ho fatto di diamanti. E adesso andremo a mettere subito fortuna 1 nel mio piccone e andiamo a spaccare tutti quei diamanti che abbiamo trovato, sperando di trovare, cioè, che fortuna funzioni, anche se fortuna 1 non è molto efficiente. Adesso prendiamo tutti quei bei diamanti, non ricordo nemmeno quanti sono, ma dovrebbero essere più di 20. Allora, qui erano 5, erano 5, vediamo quanti ne escono. Erano 5, adesso sono 6, ma che sfortuna, in effetti fortuna 1, mi devo accontentare. Ma che caspita, chi l'ha messo sto blocco? Qui sono altri 5, vediamo quanti ne escono. Allora, 6, erano 5, vediamo. Altri 6. 6 e 6 e ne abbiamo 12, ma dai, ma che sfortuna, questa è sfortuna però, eh. Poi oltre questi, allora questi sono 8, vediamo quanti ne escono. Erano 8, vediamo adesso. Togliamo i 12 di prima. Ah, 12, da 8 a 12, va bene, dai, mi accontento. Mi accontento. Qui, se non sbaglio, ce n'erano altri. Dove sono finiti? Cioè, non proprio qui, ma ce n'erano altri. Ah, eccoli, eccoli. E sono questi 1, 2, 3, 4 e uno sotto. No, 4 diamanti, vediamo quanti ne escono. 1, 2, 3 e 4. 24, 26. Qui abbiamo avuto fortuna. Qui abbiamo avuto fortuna. Buoni, mi accontento, belli, 29 diamanti, belli. Dovrebbe essere tutta l'armatura completa, se non sbaglio, più i diamanti che ho a casa. Comunque, a proposito di incantesimi, in questo episodio vorrei fare la stanza degli incantesimi. La farò proprio lì perché c'è, abbastanza carino. Un attimo che poso questi diamanti prima che dovrei morire. In tutto ne abbiamo 34, se non sbaglio 34 è preciso per fare l'armatura. Buono, buono, sono molto contento. Possiamo fare l'armatura. Comunque vi faccio vedere dove voglio fare la stanza degli incantesimi. Ho trovato questa piccola grotta che la lascerò più naturale possibile perché mi piace così. È una stanza perfetta. Una stanza perfetta, La farò proprio qui sotto. Qui per esempio andrà messo il tavolo degli incantesimi e qui tutta la libreria ad angolo. Poi abbellirò un po', non so ora, vediamo come farla, cosa uscirà fuori. Allora, innanzitutto voglio iniziare con queste slab. Facciamo che si sale e si scende con le slab, quindi si dovrà allargare tutto di uno. Tipo così. Per esempio qui andranno le slab, quindi qui vanno i blocchi di pietra, qui altri blocchi, quest'erba non mi piace quindi la tolgo tutta. Appunto per questo ho cucinato tutta quella pietra nella fornace. Tutta l'erba che si vede la toglierò tutta.
Ok, questo è il risultato della scala. È venuta abbastanza carina, non troppo precisa perché appunto volevo che non venisse troppo precisa. E sì, ci può stare molto carina. Semplicemente ora voglio togliere tutta questa diorite. No, granito, scusate, ho sbagliato. Ora qui scende la ghiaia, che palle. Devo togliere tutto questo carbone che non mi piace. Comunque ragazzi, mentre scavavo mi sono ricordato a dirvi che la prossima settimana dovrebbe uscire una nuova serie, quindi rimanete attivi. Ma tranquilli, c'è anche la serie di Far Cry Primal, il sabato e la domenica. La nuova serie uscirà il martedì e giovedì. Sperando, mi devo sistemare ancora con i tempi. Quando registrare, quando editare, poi vedo se vedo sicuro se esce o no e ve lo farò sapere tranquilli. Comunque ragazzi, ho cambiato idea perché vedendo onestamente così con cobblestone e stone normale non ci sta tanto bene, quindi lo farò di legno. Tutte le slab le cambio e le faccio di legno. Adesso mi piace molto molto di più perché dà più colore. È pietra con pietra, come si suol dire qui da me, non dipinge. Come mettere il bianco sul bianco e il nero sul nero non dà quel tocco in più. Adesso andrò a mettere un po' di blocchi tipo cobblestone oppure dei cobblestone pietre, dei mattoni di pietra un po' qui e là li andrò a mettere, così casuale perché voglio che sia più naturale possibile, come vi ho detto questa entrata. Tipo qui un pezzo di cobblestone, qui tolgo l'andesite perché non voglio che ci siano blocchi del genere. Qui metto la cobblestone, metto un pezzo di stone. Ok ragazzi, ho completato anche questa stanza qui sotto, adesso l'abbelliamo un po', cioè abbelliamo, la rendiamo un po' come queste scale con un po' di cobblestone, un po' di cose messe così casualmente. Ok, la stanza più o meno completata, ho fatto tutti questi blocchi così casualmente, adesso mettiamo il tavolo degli incantesimi qui, andrò a farlo subito, lo mettiamo lì, che abbiamo tutto quello che ci serve per fare il tavolo degli incantesimi e possiamo farlo. Adesso andiamo a metterlo, anzi, vi dirò, vediamo quanti libri riusciamo a fare, non stavo scherzando perché ancora dobbiamo raccogliere le sugar canes, che ne abbiamo pochissime, che senza carta un libro ovviamente non si può fare. Adesso vado a togliere quelle sugar canes, però qui non ne voglio piazzare troppe perché poi coprono la visuale, che va bene così. Poi piano piano andrò a toglierle e le rimetterò sempre, e darò da mangiare alle mucche, tantissimo da mangiare perché serve il cuoio appunto. Purtroppo fare le librerie è un po' una rottura. Ci vogliono tantissimi materiali, tantissimo cuoio. Ci vuole un po' troppo.
Ok, adesso non sbagliamo, qui andranno le librerie e quindi qui andrà il tavolo degli incantesimi. E finalmente ce l'abbiamo fatta a fare il tavolo degli incantesimi. Poi piano piano fu camera darò da mangiare le mucche, tutte cose, perché ovviamente appena sarà tutto pronto ve lo farò vedere. Adesso dovrei fare il sentiero anche per qui. Ma mi sa che si è fatto un po' tardi, quindi non so se riesco a fare il sentiero. No, mi sa che lo farò in off camera, perché per voi un video dura 10 minuti, ma io ci sto un'ora o più di un'ora a farlo e non ho tutto questo tempo. Comunque dovrò dare anche da mangiare alle pecore, perché nel prossimo video, anzi, ti do da mangiare adesso, che appunto nel prossimo video voglio fare il logo di YouTube. Lo vorrei fare. No, meno male. Lo vorrei fare esattamente qui di fronte, grande, tutto il logo, la scritta YouTube, la scritta Yo nera e Tube ricoperta di rosso. Poi non so se l'avete capito, comunque ve lo farò vedere appunto nel prossimo episodio. Sperando che la lana ci basta. Bravi, bravi, mangiate, mangiate, fate figli a profusione. Senza sapere se ci sarà un domani, dovete fare figli, sì, così. Bravi, bravi, anche voi tenete. A volontà, così. Sì, tutto il mio grano. Sì, mangiatelo, mangiatelo. Bellissimo. Voi non ne avete più fame. Madonna, ma che casino c'è. Ma guardate che casino. E voi siete solamente dei porci e non vi do nulla. No, che così è brutto. Comunque, non gli do nulla perché non mi interessa per ora i maiali. Ah, a proposito, prima di concludere, dovevo completare una cosa qui a casa. Devo aggiungere due cose. Intanto questo lo togliamo. Con questo, e li metteremo lì sotto nella stanza degli incantesimi. Prima devo uccidere questo creeper. Non voglio che mi esploda qualcosa. Muori, muori, muori. Perfetto. Potremmo metterlo per adesso qui, lo mettiamo qui, poi più avanti lo ingrandirò, abbellirò più o meno tutto qui, ma sempre non so perché qui vanno i libri, perciò non penso che lo lascerò qui, questo è un posto momentaneo. Poi inoltre devo sistemare una cosa a casa e mi serve la glowstone sperando che mi è rimasta. Ma che cavolo vuol dire? Ma perché? Ma cos'è? Cosa sono questi complotti? Ma cosa sta succedendo? Andrò nel magazzino e trovo questo. Ditemi se secondo voi è normale. E dov'è la... Eccola qui. Sì, la glowstone ce l'abbiamo. Adesso devo fare solamente due blocchi di glowstone. Uno e due. E le botole. Queste qui mi servono. Perfette, perfette. Adesso mi servono delle foglie. Le foglie non le abbiamo, quindi prendiamo le cesoie. Devono essere qui. Esattamente. Togliamo tutte le foglie a quest'albero. Anzi, a questi due alberi. Così. Sì, tutte le foglie. Ovviamente spacco anche l'albero perché non mi piace vederlo così, nudo e crudo. Adesso tocca a te. È un piacere come spaccano le cesoie. L'ho fatto anche perché mi serve un po' di legno e sia perché devo abbellire la casa. Adesso vi faccio vedere questa piccola chicca che uso di solito nei miei mondi dentro le case. Allora, bisogna mettere luminite qua, una qui, poi mettiamo questo, non così, beh penso che già l'avrete visto da altre parti, che è abbastanza utilizzato questa cosa, ecco così,
secondo me è abbastanza carino. Comunque fatemi sapere nei commenti se vi piace, se vi sta piacendo questo mondo, se potete consigliarmi qualcosa da fare perché io ovviamente ho un po' le idee limitate. E comunque per questo video è tutto, vi ricordo solamente che tutte le sere dal lunedì al venerdì sono in live qui su YouTube e nel mondo con gli iscritti. E vi avviso che il sabato e la domenica escono i video di Far Cry Primal ed è in arrivo un'altra stagione che siamo su Netflix. E in arrivo un'altra serie, non vi dico in quale gioco perché sarà una sorpresa, è un gioco abbastanza bello, uno dei miei giochi preferiti. Comunque per questo video è tutto, lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete con tutti i vostri amici questo video e niente, bella ragazzi, al prossimo video.